Luther era un uomo estremamente solitario, che viveva in un college, vissuto tutta la vita in un college che si chiamava Trinity College di Cambridge, che c'è ancora, e c'è ancora la stanza nella quale Newton lavorava. Era entrato nel college con uno status che era quello degli studenti poveri, che avevano posto al college e dovevano prestare servizio, servire gli altri studenti, servire i loro compagni di studi. Non era questo il mondo nel quale Newton viveva, non era il nostro, era un mondo diverso, nel quale le disuguaglianze erano ovviamente molto più forti. Quindi Newton, fra i suoi compiti, c'erano quelli, per esempio, di pulire le calzature dei suoi colleghi, quello di vuotare, per usare la parola che veniva usata anche allora, vuotare i pitali tutte le mattine. Quindi aveva dei compiti anche lievemente, non lievemente, abbastanza umilianti anche allora, evidentemente. Certamente lui li visse così. Ed era un uomo estremamente solitario, estremamente difficile di carattere, però dedito agli studi, dedito alla ricerca con un'intensità che era sconosciuta anche ai suoi contemporanei. Al punto che c'erano alcuni aneddoti che riguardavano questo, e quando per esempio aveva avviato l'esame di un problema o si era messo a scrivere qualche cosa, dicevano i suoi contemporanei, i suoi colleghi al college, Newton smetteva di mangiare e si vedeva perché il suo gatto ingrassava molto. Quando il gatto di Newton era grasso, i suoi compagni di studi dicevano: Newton sta creando qualche cosa di rilevante. Perché in quel college lui rimase non solo come studente, ma rimase poi come fellow. E ci rimase praticamente per tutta la vita, finché poi il successo non lo chiamò anche ad alte cariche pubbliche. Lavora, come ho detto anche prima, in modo spasmodico per lunghi periodi. Deve aver avuto, anche se non ci sono tracce di questo, dei periodi di depressione particolarmente intensa e particolarmente grave, che certamente si manifestava quantomeno con la sua chiusura, con il suo mettersi fuori dalla comunità del college, nel quale tuttavia viveva. Isaac Newton nasce nel 1642 nel Lincolnshire, in Inghilterra, da una famiglia di allevatori. Suo padre muore prima di vederlo venire al mondo e il piccolo Isaac cresce con la madre e il patrigno, con cui ha un pessimo rapporto. Fin da giovanissimo, Newton mostra talento per la fisica e dedica molte ore alla costruzione di piccoli ritrovati tecnici, come orologi e modelli di mulini. Al Trinity College di Cambridge, dove si iscrive nel 1661, approfondisce i suoi interessi e la sua passione, studiando matematica, fisica e astronomia. Nel 1665 il college viene chiuso a causa di un'epidemia di peste e Newton si ritira nel suo villaggio natale, approfittando di questa interruzione per proseguire gli studi per conto suo. È in quegli anni che compie alcune delle sue maggiori scoperte in ambito matematico, fisico e astronomico. Tanto che dopo il suo ritorno a Cambridge, nel 1669, a soli 27 anni, gli viene assegnata la cattedra di matematica e pochi anni più tardi viene ammesso a far parte della Royal Society di Londra, l'Accademia delle Scienze del Regno Unito. La celebrità di Newton è legata soprattutto alla teoria della gravitazione universale. Si racconta che un giorno, durante gli anni della giovinezza, fosse seduto quietamente sotto un melo, quando un frutto gli cadde sulla testa. Secondo la leggenda, questo episodio gli avrebbe fatto intuire la gravitazione. Si sarebbe chiesto, infatti, perché la Luna non cade sulla Terra come la mela, e avrebbe ipotizzato una forza di attrazione che diminuisce all'aumentare della distanza dalla Terra. Negli anni della maturità, Newton torna su queste idee e pubblica la sua opera maggiore, I Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, in cui descrive le leggi del movimento e della gravitazione universale, che rimarranno valide fino al XX secolo.
Nel 1703 diviene presidente della Royal Society e nel 1705 viene investito del titolo di cavaliere dalla regina Anna. Muore a Londra nel 1727 all'età di 84 anni e viene sepolto nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba è inciso l'epitaffio: «Si rallegrino i mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano». Newton era fellow al Trinity College, che allora si chiamava Holy Trinity College, cioè Santissima Trinità, diremmo noi. College della Santissima Trinità. Newton non credeva alla Trinità. Cioè Newton era eretico e ha tenuto nascosta questa sua convinzione per tutta la vita e seguiva le dottrine di Ario. Ario è quello che nei primi secoli del cristianesimo sosteneva la tesi antitrinitaria, cioè sosteneva la tesi secondo la quale non si può dire che Gesù o Cristo sia il figlio di Dio. Newton pensava che Cristo fosse illuminato da Dio, guidato da Dio, ma non gli spettasse un culto che invece spetta solo a Dio, cioè al Padre, come il Dio creatore del mondo e come quello di cui parla la Bibbia. Questo lo mette in una posizione difficilissima, in una posizione così difficile che si fa fatica a pensare quanto lo abbia ferito profondamente questa impossibilità di dire ciò che davvero pensava e ciò a cui era arrivato anche studiando con grande cura per molti anni e riempiendo di appunti montagne di carte la sapienza degli egiziani e il mondo ebraico e la tradizione, diciamo così, a cui fa capo la Bibbia. I fellow di ogni college inglese a un certo punto della loro vita dovevano prendere gli ordini religiosi. Newton non voleva fare questo, perché fare questo avrebbe voluto dire violare il giuramento. Insomma, riuscì per strade molto complicate, sono state analizzate quasi tutte, e approfittando della fama che aveva avuto, del posto, diciamo, di grande riguardo con cui era considerato da tutti, riuscì a farsi esonerare da questo. Nessuno sapeva di queste sue convinzioni, salvo due persone. E fino al letto di morte Newton non disse mai di questo e parlò di questo ancora con queste due persone, facendo loro giurare che non avrebbero mai detto, eccetera, eccetera. Quindi è un uomo che è vissuto sempre con questo enorme peso interiore, con questa difficoltà che deriva dal vivere nascondendo ciò che si pensa in profondo, perché il pensiero religioso non è una vernice alla personalità. Se uno ha una religione, è una parte essenziale della personalità viva, della propria vita. Ecco, nascondere questo non è stata un'impresa facile, certamente per lui, e di questo c'è traccia. E c'è traccia proprio in quelle che oggi chiameremo le sue nevrosi, il suo carattere difficile, le sue ostinazioni, i suoi risentimenti, il modo in cui lui parla della sua vita, il modo in cui si sente ingiustamente perseguitato. Cioè, quest'uomo è vissuto per tutta la vita con questo nodo interiore, ecco, con questo problema del fingere di essere diversi da come si è, e a livello anche della vita interiore di Newton. Questa è stata un'impresa evidentemente difficile che lo ha consumato in qualche modo. Quindi il peggio di Newton è in qualche modo spiegabile in questa impossibilità di comunicare davvero tutto ciò che pensava.